Bentornati nel canale delle Burneo, siamo in The Evil Within the Consequence. E, se non sbaglio, video 5, capitolo 4. Sì, dovrebbe essere così. L'ultima volta, dopo aver finalmente trovato una pistoletta, aver sparato un po' di zombie, abbiamo sconfitto l'infermiera lì col faro che ci inseguiva fin da ancora dal DLC di Assignment. La facciamo fuori e ormai siamo vicini al Beacon Hospital e il tipo lì ci manda, il nostro capo ci insegue perché ha capito che vogliamo ammazzare Leslie e ci insegue. E arriviamo fino al punto dell'autobus dove lei guida l'autobus e ci insegue il ragno e continuiamo la partita da di là. Esatto. Sì, esatto. Scappiamo, ritroviamo sia Sebastian che Joseph e restiamo anche un po' stupiti che Joseph sia ancora vivo dato che l'abbiamo ammazzato noi. Ancora nei capitoli precedenti l'avevamo ucciso e diciamo infatti lei dice Joseph per dirmi se l'ho ammazzato. Invece ci sono ancora, prendono l'autobus e scappano in direzione dell'ospedale. Sei in grado di distinguere il male dal bene? Esatto, infatti noi ci schiantiamo, cioè ci riusciamo a scappare, ma ci schiantiamo. Ma no, la pistola, non sta bene che la perdiamo già. Maledizione! No, 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 ti l'ha vista. Cazzo! Dai, appena trovai la pistola, ne hai già fatta perdere. Vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Quindi abbiamo sempre la nostra torcetta di merda. Capitolo 4 è nato un fantasma, vabbè. Qua distruzione totale. Pokerello. Vado a andare a farmi una doccia, manca no? Quasi tutto distrutto. Tu non puoi rinchiudermi. Ma ti crediti? Ma che? Forse posso passare con il fuoco. Perché non gli dà fuoco, scusa. Oh sì. Ah, ci vuole un po'. Non bene. Leslie. Ma non c'è niente da tol.
Oh, ma sa che mi tocca andare da qua, non vedo niente. Cazzo. No, non farlo. Aspetta, forse c'è un'altra strada. Ci vediamo di sotto. Ah, loro sono su. Non stanno bene. Vi prego, state alla larga. Ah, che se non l'ho qua, sai, cosa. Dopo l'incendio e gli abusi dei genitori, è già un miracolo che Ruben sia in grado di intendere. Ciò che lo spinge non è la paura o l'avidità o la ricerca di uno status sociale. Le sue motivazioni sono più pure. Direi che è ossessionato dalla possibilità di rivivere e cambiare la realtà per vivere di nuovo con lei. La sua paura è grande fisicamente ed emotivamente, ma desidera riavere sua sorella. Il suo amore per lei rasenta l'incestuoso, affinché questo lo spinge ad avere motivazioni. Così sia. Ah, era la sorella, pensavo fosse un'amica, perché infatti era un po' quell'amore strano. Cioè, lui era innamorato della sorella, poco bene, anche incestuoso, va detto. Vabbè, c'è la porta, andiamo verso la porta. Scusate, ma non c'è niente qua. Non c'è altro, cioè. No, non c'è altro. Ma amico, ho visto qualcuno scampare, forse già la Leslie. Il cazzo. Non mi piace questa situazione. Non mi piace per niente. Ma sarà Leslie che scappava. Ma... No, l'uomo da bruciare di finta sicuramente, ma così anche i zombie quello. Vic sta cercando di controllarlo. Forse posso fermarlo. Aspetta che questo viene qua. Dove sei? No? E uno se andrà. Cos'è un'altra accetta? No. Ma ti nascondi? Manca.
Non casa niente. Ti imbotta, va, faccio mio. Andate a guardare. Funziona. Funziona, sì. Forse posso fermare Ruby, che poi... Non che sia altro. Non che sia altro, mi sa. Se si scioppa. Leslie, dove sei? Sai come andare su a controllare tutto prima. Ah, qua che c'è una roba. Sarà i numeri da qualche parte. Sei. Quindici. È l'ultimo numero. Quindici. Dove cazzo c'è l'ultimo numero? Ah, sei. Ora sì. 6 17 e 15 dovevo.
6, 17, 15 dovrebbe essere. No, era forse quasi 15. Momento di mappa numero 5 preso, perfetto. Il frammento di mappa, frammento di lettera, qua non vedo niente, dottore. No. Ma cos'è altro? No, mi sa che non c'è più niente. No, allora andiamo via da di qua. Musichetta. Magari per salvare. No, qua non cos'è proprio più niente. Ah, qua cos'è? Sono tornato alla tenuta dei Victoriano ieri. Un guscio vuoto, le vestigia di quella che poteva essere una vita ricca di promesse. La Mobius ha portato via tutti gli oggetti importanti quando abbiamo iniziato le ricerche, ma gli appunti di Ruben indicano che era coinvolto in qualcos'altro. Perfetto. C'erano i progetti per un altro prototipo STEM. Dati sull'utilizzo di recettori per trasmettere le funzionalità cerebrali via wireless a utenti ignari. È parapsicologia estrema, ma questi piani e la documentazione scientifica allegata sembrano solidi. Cosa voleva fare con una cosa del genere? C'è un solo modo per scoprirlo. Ma devo continuare questi esperimenti in privato, lontano dai loro occhi rapaci. Non devono scoprirlo, o mi deruberanno anche di questo. Ah, hai capito, Luben? Cioè, anche a persone al di fuori ignare, capito? Che bello che è sto gatto, però. Ma intanto salviamo. E direi che andiamo avanti perché. Dai, alzate. Cavite dai maroni, gatto, bravo. Boh, andiamo avanti. Siete deficienti che sono.
Appello, me l'avevo dato io. Cos'è sta merda? Credo di mangiare qualcosa. Non che sei un'altra bottiglia. Do. Se un amico è andato perché a chiave là, come cavolo faccio? Guarda la capo. Sarà Hotel Prestigio. Porco boia. Mamma ti devo seguire, ma che merda. Ecco, così siamo morti.
È veramente rincoglionire sta roba, eh. No, di qua siamo già andati, aspetta, non mi ricordo più dove che vado andare. Il topolotto. Dai, il topolotto mi ha portato a prendere la lumaca porcella. Dove sono il topolotto però? Boh. Vabbè, usciamo. Che è deficiente di Leslie, no? Uno se andrà. Raga, se sta altro.
cos'è il quadro? Così. Esatto, se scendiamo qua. Dai, va fuori dei guardoni. Però adesso dove vado ad andare? Qua, cos'è il tipo? Aspettiamo che vada via. No, il telefono. Leslie, no. Ti prego. Tasi va. Bisogna sparare il quadro e non a noi. Andrà tutto bene. Spero. Vai, ti volessi sparare. Che... invece no. Non sicuro. Veloce, di qui.
Guarda, c'è quello che bisogna schissare. Che da coglioni sta lavo. Quasi che vuole fa. Preso. Spero che quel bastardo non torni. Per il tuo bene, Leslie. Guarda, mi sa che si è finito il capitolo, cioè parte. Leslie può andare a casa. Può prendere il treno e andare fino a casa. No, Leslie. Non oggi. Tu mi proteggerai? Certo. È il mio lavoro. Bene, bene, bene. Quando arriverò a casa saranno sorpresi. Non benissimo. Vabbè, ma Rubik ormai si è preso il controllo suo, Ario. Non è colpa tua. Mi dispiace. Ferma! Stai commettendo un terribile errore. Tu non capisci. Non sai cosa diventerà. Sappiamo esattamente cosa diverrà. Ecco perché ci serve. Ma non sai ciò che Rubik vuole. Rubik è un cadavere. Lui vuole Leslie. Anche noi. Pensa a cose meglio per lui. Non fare il moralista. Ho degli ordini. Non posso lasciare che lo prenda. Leslie è il solo che può. Non farlo! E due volte che colpa Joseph. L'ha preso. Vedete che cammina normale?
Vabbè, direi che salviamo ed è tutto. Ciao gattone. E ci vediamo nel prossimo video allora ragazzi, per continuare Devil Within the Consequence, non mancherà tanto, credo. Non credo, no. Perché ormai Ruvik è dentro Leslie. Ok, dai, se vi è piaciuto il video lasciatemi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Devil Within The Consequence. Ciao ciao!